ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video un po' diverso dal solito perché oggi, solo per voi, ho ripreso delle mie vecchie foto di ginnastica e ho deciso appunto di rifarle. Non vi garantisco il risultato finale perché parecchie di queste foto le ho fatte altrove, quindi mi devo arrangiare con quello che praticamente ho a casa. Però comunque vi lascio al video. La prima foto che andrò a realizzare è proprio questa qui, mo ve la metto qui sullo schermo, così anche voi la vedete. Praticamente questa foto l'ho fatta che andavo ancora a scuola, infatti ero a scuola. Comunque l'andrò a rifare a casa mia, mi serve soltanto un termosifone. Mi sono spostata in camera mia perché avevo bisogno di un termosifone, non posso chiaramente usare quello della sala perché è coperto da un tavolino, quindi avrei dovuto spostare tutto il tavolo, va bene. Allora, vediamo com'è questa foto. Vabbè, ci provo! La mano va qua e l'altra va qua e la testa. Più o meno è venuta, chiaramente l'inquadratura non è proprio quella, però qua come potete vedere c'è praticamente l'armadio, quindi è stato un po' un problema. E va bene, andiamo avanti. La prossima foto che andrò a fare è questa, che è semplicissima, mi posso mettere praticamente ovunque a farla, anche se qua si vede che sto vicino alla finestra, però non è che mi serve un appoggio, quindi mi posso mettere ovunque, quindi mi metterò per terra. Vediamo com'è. Metto il telefono qua. Direi che la posa è uguale, quindi passiamo oltre. Questo è bello complicato, un ponte. Beh, vedo. Spero che le altre non siano quelle che richiedono, diciamo, uno sforzo tra virgolette con questo polso, perché ho fatto veramente fatica, ragazzi, per una cisti che mi sta facendo praticamente impazzire. Vediamo qual è la prossima foto. La prossima foto è questa qui, mi serve un tavolo. Andiamo alla ricerca di questo tavolo. Più o meno così. Mano sul tavolo. Questo è il risultato e quindi andiamo avanti. Questa tecnicamente avrei voluto farla al mare, però mo dico, ma chi ci va al mare poi di questi tempi? Comunque ci provo, vediamo un pochettino. Sposto, vediamo com'è. Com'è? Vediamo, allora, un piede appoggiato. Un piede appoggiato, mettiamo, metto così, così viene proprio bene. Un piede e una mano avanti, una di lato. L'inquadratura non è proprio quella, però diciamo che ci può stare. Oh cavolo! Oh cavolo! Questa è la foto che dovrei andare a rifare, ma chi ce la fa, ragazzi? Cioè, la mia povera schiena, ditela la mia povera schiena! Va bene, solo per voi lo faccio! Lo faccio, oddio! Allora, mi devo posizionare praticamente qua, scusate per il copridivano che ci avevo messo, ma serve per gli animali. Più che altro. Vabbè, oddio. Oddio, raga. Oddio. Posso dire? Vabbè, lo faccio.
faccio allora com'è questa posizione? Ma dove cavolo ce l'ho? Ce l'ho così. È venuta più o meno, è venuta. Adesso andiamo avanti, vediamo qual è la prossima foto. Dai, questo è semplice, semplice ragazzi, semplicissimo. Mi devo soltanto posizionare praticamente al divano e fare un pochettino così, come potete vedere, questa foto con la gamba e prendermi il piedino. Sta tutto sotto controllo, quindi adesso la faccio. Allora, ci siamo. Sì, qua c'è pure questo tappeto che dà fastidio e non ci volo bene. Vediamo com'è. Questa non è proprio venuta come doveva venire, cioè perlomeno... cioè è venuta la posizione, però l'inquadratura non ne parliamo. Questa è carina, simpatica, però abbiamo bisogno di una cosa, la palla, quindi andrò alla ricerca della palla. Sono tornata con la palla e quindi adesso faccio la posizione, vediamo un pochettino com'è questa posizione. Sì, devo fare come la mezza spaccata praticamente, così e così. Vabbè, diciamo che sono soddisfatta per quello che mi aspettavo e adesso andiamo avanti. Questa è la foto che andrò a fare. Praticamente qua tengo un pennello perché ho voluto creare una specie di progetto, unire la ginnastica ritmica e la pittura, quindi adesso mi serve un pennellino piccolo. Allora, questa posizione è semplice, devo soltanto stare così, dipingere. Cioè, fingere di dipingere e con l'altra mano tenere così. Siamo arrivati alla fine, l'ultima foto, oddio, vabbè. Dovrei praticamente, vabbè, tutto normale ragazzi, cioè devo soltanto prendere l'altra gamba e mettermela praticamente, mettermi il piede in testa, quindi tutto sotto controllo. Vediamo com'è, vediamo com'è. Oddio. Allora, vediamo. Allora, questo è il risultato finale. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, mi raccomando, e non dimenticate.